Buonasera mister, la prima domanda è di Alessandro Rodella, Mondo Sportivo. Cosa ha detto ai giocatori nell'intervallo? La reazione è stata da grandissima squadra e quanto ci credeva nella rimonta dopo un primo tempo così in ombra? Secondo me il primo tempo siamo stati in ombra per i gol subiti, però per il resto la squadra aveva in mano la partita. Oggi ero molto sereno a fine primo tempo perché al di là di episodi dove sono stati bravi anche i giocatori dell'Ascoli, hanno fatto dei gol incredibili, noi la squadra mi sembrava fosse in partita, avevamo creato delle occasioni importanti, abbiamo reagito sul 2-0, potevamo fare 2-2 prima della fine del primo tempo. Ero abbastanza sereno, poi è chiaro che ribaltarla non era semplice, ma questa è una squadra che non va rimproverata, perché questi ragazzi daranno sempre tutto. Dobbiamo migliorare in certe cose, lo sappiamo, però è una bellissima reazione. Non dimentichiamoci che nelle ultime 6 partite ne abbiamo giocate 4 in trasferta. E per una squadra giovane, con un nuovo allenatore, con nuove idee e dove ci vuole tempo, non è sempre facile giocare fuori casa. Perché in casa sappiamo quello che il pubblico ci dà e quello che ci fa rendere in più. Per cui portiamoci a casa con tutto quello che di buono abbiamo fatto e andiamo avanti. Alberto Armanini, Brescia oggi. Seconda rimonta, stavolta completa con 3 gol di 3 difensori e il conto dei marcatori di squadra che sale a 11. È il segno che, oltre alle note fragilità difensive, questa squadra ha risorse pressoché infinite. Ma questo dobbiamo tenercelo, insomma, se nei 110 anni di storia del Brescia mai nessuna squadra aveva fatto questi gol. Noi dobbiamo proseguire su questa strada. Qualche gol lo prenderemo, l'ho già detto, ma non perché è colpa dei difensori, è perché è un modo nostro di giocare, perché noi vogliamo fare uno più dall'avversario, perché vogliamo fare spettacolo, perché non possiamo attendere. Però dobbiamo essere tranquilli, lasciare lavorare questa squadra, perché questa squadra è una squadra giovane, è una squadra, insomma, che sappiamo tutti quello che ha passato l'anno scorso, per cui non è che dopo un mese e mezzo si diventa squadra. Noi è chiaro che non dobbiamo montarci la testa, l'ambiente, dobbiamo stare belli sereni e continuare a fare così perché ci sono qua delle squadre molto più esperte di noi, probabilmente anche con rose superiori, però noi vogliamo infilarci, vogliamo essere protagonisti, con questo spirito possiamo diventare squadra piano piano. Daniele Ardenghi, giornale di Brescia. Desidero cavalcare il DNA offensivo della mia squadra. Qualche gol lo concederemo, ma non smetteremo di giocare. Ieri l'ho detto in conferenza, oggi questa dinamica si è concretizzata. Questa gara vale come fotografia dei difetti, ma soprattutto dei pregi della sua squadra. Noi sappiamo benissimo quali sono i nostri difetti e noi dobbiamo cercare di esaltare i nostri pregi. I difetti ce li hanno tutti, ce li hanno le squadre anche che vincono le Champions, per cui non possiamo pensare di non averli al Brescia. Dobbiamo migliorare sicuramente, non ci piace prendere gol, dobbiamo migliorare nella cattiveria, nella fase difensiva. Oggi c'è anche la bravura dell'avversario perché insomma il primo gol, al di là del nostro errore, Dionisi ha fatto un grande gol, il secondo dicono che c'è una deviazione, per cui sui primi 2 tiri ci è andata male, invece noi creavamo e non riuscivamo a concludere. Per cui insomma, cavalchiamo questa onda cercando di fare sempre un gol in più dell'avversario, ma sicuramente migliorare in fase difensiva perché non ci piace prendere gol. Fabio Pettenò, Brescia Sport. Oggi Bertagnoli ha sfoderato una prestazione magistrale per qualità tattica ed utilità. Quanto vale avere un giocatore di questo valore in rosa? Ha detto tutto, Bertagnoli è arrivato, si è conquistato il posto, se lo sta tenendo stretto, è difficile in questo momento lasciarlo fuori per intensità, per quello che ti dà e anche per soluzioni, perché oggi insomma potevo mettere anche Karadžić, però Karadžić è stato fuori 50 giorni e voglio recuperarlo al meglio. Sapevo che Bertagnoli poteva fare il terzino destro, però insomma farlo in quel modo, su Bidaoui, non rischiando niente e in fase di impostazione dandoci il miglior palleggio è stato molto importante. Poi io ho tolto Matteo che stava facendo bene su Bidaoui, ma era ammonito e non volevo rischiare con la rosa che ho di rimanere in un in meno perché speravo nella rimonta. Unisco le due successive, Fabrizio Zanolini le chiede: quanto si è arrabbiato per gli ultimi 15 minuti col baricentro troppo basso? La Bariselli è sempre su Bertagnoli, è stata la chiave quella di metterlo terzino. Ma questa del baricentro è una domanda che non capisco perché bisogna pensare che ci sono anche gli avversari. È chiaro che gli avversari avevano messo 2 punte, 2 attaccanti esterni e noi abbiamo cercato di metterci a 5 per cercare di, soprattutto con le mezzali, con i 2 attaccanti, di avere più pressione sulla palla. Però è chiaro che la partita, la squadra dopo una rincorsa del genere, probabilmente negli ultimi 5 minuti siamo un po' impaurita. Questa è dove dobbiamo crescere, ma siamo giovani e questo lo pagheremo purtroppo. Piano piano vogliamo migliorarlo, però la squadra
stato molto bravo oggi. Ultime due insieme, Cristiano Tognoli, 14 punti in 6 gare con 17 gol fatti e secondo posto. È il momento di gettare la maschera se mai l'avete indossata? E la squadra ha iniziato con il piglio giusto, ma poi ha pagato l'errore di un singolo e il successivo sbandamento. È stata brava a risorgere dalle ceneri e a riprendere il dominio, e questo è l'aspetto caratteriale, oltre che la qualità del gioco, il maggior motivo della soddisfazione, della sua soddisfazione. Secondo me noi dobbiamo essere molto realisti. All'inizio dell'anno nessuno ci metteva fra i favoriti, e adesso tutti fanno gioco per metterci davanti. Non è così. Io sono appena arrivato, è una squadra che l'anno scorso, al di là della rincorsa che ha fatto, ha avuto delle problematiche, per cui è una squadra che deve crescere, e non si può pensare dopo un mese e mezzo di avere una squadra perfetta. Noi cercheremo di crescere. È chiaro che la disponibilità dei ragazzi, come entrano, chi non gioca. Io prima della partita oggi ho detto alla squadra che il mio pensiero andava ai 3 giocatori che erano a casa, ed è questo il mio dispiacere più grande. Ed è l'unica cosa brutta della mia professione, che meriterebbero tutti di giocare, lasciare a casa Endoi, insomma i giocatori che sono rimasti a casa, Holzer, e Capoferri, Andreolli, queste sono le cose più difficili, perché si allenano tutti bene. Io mi auguro che questa squadra si prenda queste situazioni, perché per come si allenano se lo meritano. Grazie, mister. Prego.